Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Eccoci qui, siamo di nuovo nell'area stile del Royal Hotel di Sanremo e siamo in ottima compagnia con Lele. Buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio a te. Pomeriggio. Sei comodo, vero? Qui su questi divani molto meravigliosi. Comodo. Come sì, se sì. Fossi a casa. Infatti, una chiacchiera tra amici. Bravissimo. Senti, allora, sei emozionato? Dimmi un po', cosa pensi di questo Sanremo 2017? La prima volta, tra l'altro, sul palco dell'Ariston. Come la stai vivendo? Assolutamente sì, sono molto emozionato, ma con tranquillità, cioè nel senso me la sto vivendo bene e me la sto godendo perché è una settimana fantastica, è sicuramente la più importante della musica italiana e quindi sto cercando di non perdermi nulla e di godermi ogni momento e non cadere nell'ansia, non cadere nelle paranoie perché sennò è un casino. Quindi dormi tranquillo? Fortunatamente sì, poco ma tranquillo. Senti, noi ti abbiamo anche ammirato ad Amici, hai avuto un grande successo, però tu scrivi le tue canzoni fin da quando avevi 12 anni, sì. Cioè hai iniziato veramente molto giovane, sì. Ma dov'è che trovi l'ispirazione? Dov'è il luogo più bello per te per scrivere le tue canzoni? Guarda, non c'è un luogo più bello per scrivere perché le ispirazioni arrivano, cioè nel senso quando arriva scrivi. Quando arriva, sì, io sono abbastanza empatico, abbastanza al momento, scrivo sempre testo e musica insieme, poi dopo c'è un lavoro di scrematura, di lavoro, ma di base sono abbastanza di getto. Scrivo spesso, mi piace scrivere in luoghi chiusi. Non sono abituata a prendere ispirazioni all'aperto. Ecco. E Oramai, che è il brano che porterai all'Ariston, dove l'hai scritto? L'ho scritto in un posto particolare. Non ce lo puoi dire? No, è un segreto? Ah, allora anche lei l'hai segreto. Cavoli, quando hai un segreto e non vuoi dire nulla, fai. Allora, imparerò anch'io questo. Bene, senti, parlaci un po' di questo brano, di cosa parla? Questo brano parla, è un brano che recita consapevolezza, in sostanza. Cioè, è quando in una coppia arriva il momento del silenzio. Cioè, quando è giusto finire, no? Quando hai la consapevolezza che è meglio finire, perché si è detto tanto, hai sentito dire tanto, quindi è meglio stare zitti e farla finire. Ma è un po' autobiografico? Oh. Un po' tanto. Un po' tanto, no, vero? Sì, io sono un cantautore, prendo spunto da quello che mi succede, quindi sì. Certo. Senti, invece dimmi un po', prima di salire sul palco, hai un portafortuna, qualcosa, un gesto che ti aiuta? No, guarda, da carica. In realtà io faccio solo 3 respiri profondi per rilassare un attimo, perché di solito ho lo stomaco dietro la testa, cioè mi arriva proprio, però cerco un attimo di rilassarmi e quindi faccio 3 respiri profondi, è quello che faccio sempre. Basta, sì. Senti, prossimi progetti, poi dopo questo Sanremo cosa succederà nella tua vita? Succederà che il 10 febbraio esce Costruire 2.0, che è il mio nuovo disco, è il repack del primo Costruire, che è uscito a maggio dell'anno scorso. Ci sono 5 inediti, tra cui Oramai e altri 4 prodotti da Canova, da Michele Canova. Sono molto molto contento del disco, poi ci saranno in store in giro in tutta Italia, dove ci riabbracceremo con tutti quelli che apprezzano la mia musica, quindi bene, sono molto contento. Bene, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e prima di salutarci però dobbiamo fare un saluto speciale agli amici di Radio Bruno. Assolutamente sì, un saluto speciale, eccoci qua, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno, buon ascolto e buona musica. Grazie Lele. Grazie a te Alessia, ciao. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.